che da qui è partito tutto, diciamo. Primo perché Wings è partito come publishing quasi allo stesso tempo come cartone animato, ma avevamo già i fumetti, i libri, già 10 anni fa appunto. È partito per la verità ancora prima da qui tutto, perché la mia avventura, come diciamo ha detto prima dell'animazione, poi come produttore, imprenditore, parte anche da qua, perché proprio qui a Bologna, tantissimi anni fa, oramai non diciamo quanti perché si scopre poi che dietro questo viso di falso giovane si cela oramai uno che è un po' avanti con gli anni, diciamo, ecco, proprio qua a Bologna io, presentando all'epoca le mie storie a fumetti, conobbi uno studio francese che mi invitò a lavorare ad un film d'animazione. E parliamo del 1992. Da quell'esperienza industriale molto importante mi è poi venuta l'idea di provare a fare qualcosa del genere in Italia, e quindi ecco che nel 94, 20 anni fa, nasce la Rainbow. Quindi Bologna è sempre cruciale per chi vuol fare questo mestiere, lo è stata per me quando facevo i fumetti, lo è stata per me per entrare casualmente nel mondo dell'animazione, e è stata importantissima, come dicevo, per Wings, perché a Bologna diciamo avevamo già un piano di licensing molto esteso a supporto di tutta la serie televisiva e di tutto il mondo Wings. In 10 anni si fanno bilanci, ma si fanno anche propositi per il futuro, insomma. Allora, lei è arrivato e tutti sanno a che punto è arrivato, che cosa ha voglia di fare da qui in avanti, non dico per i prossimi 10 anni, ma molti di più. Sicuramente per quanto riguarda Rainbow in generale, anche le Wings, che sono una cosa importante, ecco, abbiamo in atto un'espansione del brand in alcuni paesi importanti dell'Asia, come la Cina, dove non eravamo presenti e dove le Wings inizieranno ad andare in onda a luglio di quest'anno, e con esso ecco appunto tutto un piano di licensing di nuovo legato a questa uscita orientale. Ma poi abbiamo tutta una serie di iniziative anche nei parchi tematici in giro per il mondo, e anche per quanto riguarda le Wings un sogno che rimane ancora tale, perché non abbiamo trovato interlocutori all'altezza del brand, che è quello di realizzare un bellissimo film live action delle Wings, ma un film vero, non una cosetta basso budget, che ne avremmo potuto fare 100 in questi anni. Soddisfatto? Come? È soddisfatto, sì. Sicuramente sì, certo in alcuni casi non è andata proprio come avremmo voluto, però fa parte del gioco. Quello che io ho fatto mio fin dall'inizio, perché è una cosa che fa parte della mia personalità, è il motto di Machiavelli: meglio fare e pentirsi che non fare e pentirsi. Grazie. Prego.